Salve cari amici, benvenuti e bentornati nel mio pazzissimo canale. Oggi amici, siccome avevo tempo stamattina, vi faccio un video dove proveremo il Team Z di Dragon Ball Legend che ho creato io. Allora, preavviso, non è fortissimo, però c'è qualcosa, qualche talento, tipo questo Cell, 4 stelle, oppure questo piccolo. Che cosa è presente? Ok, allora amici, ora vi farò vedere da cosa è composto. È composto da Raditz, da Junior, poi è composto da Vegeta, Super Saiyan, Cell 4 stelle, poi da Goku Super Saiyan 3 che prendete nell'evento free to play, e poi da Majin Buu. Questi sono gli equipaggiamenti, ne ho messi pochi perché credo che bastino per fare abbastanza danno. Ok, sono questi, una carta Z, questa qui. Poi ci sono gli equipaggiamenti tutti con, per esempio, questo qui base strike più 70%, più 0,70%. Questa qui a Raditz, per esempio, base key recovery 6,5%, base critica 6,20%, base stack attack più 17,50%. Comunque amici, dopo avervi presentato il team di oggi, ora andiamo a provarlo nelle PvP. Nelle training battle, perché incontriamo sempre giocatori veramente interessanti e forti. E anche baroni alcune volte, giocatori con un solo giocatori che giocano solo con un giocatore, cioè solo con un personaggio. Ok, abbiamo incontrato un team tutto Broly praticamente. Mettiamo i nostri soldi, Raditz, Cell e Junior. Oggi amici proveremo a fare più LF possibile con Junior, inimmaginabili. Perché voglio vedere Junior quanto si può spingere oltre da quello che può fare. Perché io prima di registrare questo video ho fatto 5 LF a 5 avversari diversi. Anche una Gogeta ieri sera, prima di andare a dormire, Gogeta Super Saiyan 4. Che è una cosa abbastanza incredibile, e gli toglieva abbastanza Gogeta. Cioè, non è un personaggio da buttare Gogeta, ma Junior gli toglieva abbastanza. Anche se chissà che non è stellato tanto, sono un 2 stelle, appena trovato. Cioè, appena trovato no, perché l'ho trovato appena ho aperto l'account, però... Ok, amico, vuoi attaccare? Ok, oh, cambiamo. Perfetto. Perfetto, niente. Ok, bravo Junior che tanchi. Bravo Junior, mi piacciono questi danni, Junior. Mi piacciono un botto. Vabbè. Non ci fa niente se ti prendi questi danni, Raditz. Ok. Ma va bene. Bravo, ci sei cascato. Come un birra. No, veramente avevo fatto prima i pugni io, però. Va bene, Broly. La Madonna, Broly, calmati però. E qui siamo in svantaggio di colore, quindi cambiamo con Raditz. Anche se Raditz non è che può fare chissà che, perché Raditz non è un top PG, però leva abbastanza, raga, leva abbastanza. Ok. Vai, Broly Purple, trasformati. Thank you.
Vabbè, per levare qualcosa. Vediamo, gli arriviamo al 1.500.000 grande piccolo junior. No, mi ha fatto sprecare due mosse. Cambiamo. Ok, che dobbiamo fare l'LF con Junior. Raga, come potete vedere, io sono migliorato dall'ultima volta che ho registrato Legend. Non sono più quella schiappa che ero. Sono un po' migliorato, non tanto, ma sono migliorato. Ok, ora ci trasformiamo e diventiamo molto più potenti. Poi dobbiamo aspettare che... Dobbiamo aspettare che Junior... Ok, aspettiamo Junior. Non posso fare molto danno. Ok. Oh. Amici, primi Legendary Finish. Sando! Raga, era un team Broly, cioè non era potentissimo, però era un team Broly, raga. Broly Purple, Broly Yellow e Broly Blue. A parte che erano tutti vecchi. Però, raga, avete visto i danni di Junior? Avete visto i danni del team Z più forte del gioco, più rotto del gioco? Poi, raga, se non sbaglio, scusate questo cambio di voce all'improvviso. Comunque, poi se non sbaglio, devo fare un video con un mio amico che è un peletto più forte di me, ma di poco. Dobbiamo fare un video insieme su qualche spacchettamento, sul nuovo, la seconda parte dell'aggiornamento del terzo anniversario. E che ci farò un video. Già ci ho fatto un video, però ho visto che c'erano alcuni errori, quindi lo rifarò sicuramente. Ok, abbiamo incontrato uno che ha solo Goku Ultra Istinto. Va bene, mi sa di trap, mi sa di bot veramente, non mi sa di trappola. Raga, mi sa di bot. Perché anche dal nome non mi sembra un nome da persona umana. Onestamente per me è un bot. Poi per voi non lo so, per me è un bot. Ehi, no. Ah, e con questo bot qua, ora faremo, raga, la Legendary Finish a Goku Ultra Istinto. Raga, condividete questo video dappertutto, dappertutto dovete condividerlo. Cioè, ora facciamo la Legendary Finish a Goku Ultra Istinto. Mettiamoci Junior. Però il bot sa giocare, eh. È finito? Oh, grazie. No, dai, basta questa combo del cazzo. Ecco, te pareva, special move. Di uovo. No, merda, ora mi sciotta, raga, mi sciotta, mi sciotta, mi sciotta, mi sciotta. Oh.
Pezzo di merda. Sciotta, semi sciotta. Pezzo di me. Te pareva ti facevo fare il Racing Rush, non te lo faccio fare, ora ti finisco a modo mio. Tu mi hai sconfitto Junior, io ti sconfiggo a te. Comunque, una Legendary Finish, una vittoria con Cell, quindi raga, andiamo benissimo, non bene, benissimo. Poi mi dite che non sono forte. Comunque, a parte gli scherzi, questo con il bot è stato abbastanza facile perché c'era solo lui. Quello di prima avevamo solo Broly, ora vediamo se incontriamo un team Fall anniversario, full. E là ci rimaniamo un po' secchi se incontriamo un team full anniversario. Se il Legend trova qualcuno, sì, ha trovato qualcuno. Questo team mi piace questo team. Molto carino. Allora, peccato che è un nuovo arrivato nel gioco, quindi non può fare chissà che. Però già una Legendary Finish che è Boo. Quindi immagino che avrà speso le sue 1000 Chrono Crystal per Boo. Raga, questa battaglia non sarà divertente. Quindi se sarei in voi, skipperei questa battaglia perché è contro un nuovo arrivato. Quindi allora, o lui schiatterà a me, che è cosa quasi improbabile. O io schiatterò a lui, che è cosa più probabile, visto che ha due blu e io ho una verde che però ha il vantaggio di colore. È quel Trunks che non leva un cazzo di niente. Quel Trunks è utile solo per una cosa, raga. Ricordatevela. Uno, la mossa speciale. La Ultimate. Due, per la carta verde che ti recupera la vita. Poi lo prendete e la buttate nella pattumiera perché non serve un cacchio. Se ha due stelle. Se è già stelle rosse, raga, un po' di lag c'è. C'è un po' di lag. Madonna, ma perché, raga, avete sta connessione di merda? Minchia, oh, sta laggando come se fosse boh. E che cazzo è? Buonanotte. Ah, Madonna, quanto lagga! Minchia, raga, io veramente non sopporto quando lagga così assai. Madonna! Io la cosa che non sopporto di questo gioco quando lagga così assai. Per colpa degli utenti, non per colpa del gioco. Buonanotte, switcha quanto cazzo vuoi, tanto debole rimane. Raga, che cazzo devo fare, oh? Porca miseria, io non voglio dire parolacce. Buonanotte. Ah, Madonna, ora lo schivo immagino, giusto? Tua madre. Facciamo via Trunks così possiamo fare prima. Addio Trunks, rottura di... No, addio un cazzo. 170.000 di vita. Raga, porca di quella. Va bene, gioco. Raga, ma si può fare? Che cazzo, ste connessioni di bubù che avete? Che bubù in senso dei cinesi, eh?
Minchia, oh. Questa battaglia mi sta avvenendo la modora, questa battaglia. Raga, io voglio forfettare, posso? No, raga, io forfetto, no. Vediamo. No, perfetto, io forfetto. Raga, a me non me ne fotte un cazzo. Guarda qua. Ah, un ciao, ma quanto è buggato sto gioco. No, ho sbagliato. Ho sbagliato. Ciao, Bu. Sì, raga, ho messo selle perché ha due vite. Ok, vai, ora però mi sto concentrando, quindi non parlerò molto. Proviamo a levargli qualcosa con selle trasformato. Ok. Porca raga, no, dovevo fare prima la legendary finish. Porca miseria. Ah, dovevo farla prima. Vabbè, raga, finché non faccio le tre le legendary finish, io non stacco il video. Lo prometto, e questo è un vero snowcase di quasi mezz'ora. Cioè, snowcase si fa per dire, perché non è solo di un personaggio, sono di ben tre personaggi: di Cell, di Radish e di Junior. Ovvero la LF più rotta del gioco. Letteralmente, però. E non sono io che incontro personaggi deboli, ah. Cioè, per esempio questo qui ha quanto ha 2 LF e Good Game 31, rango 26, cioè non è proprio scarsissimo. Comunque mi sono appena accorto che ho 9 di Blast Attack più potente. Vediamo che si sceglie. Sicuramente un LF per... infatti, Majin Buu. Ok, allora, posso vincere subito, praticamente, quasi subito. Perché quel Vegeta... Vegeta Purple forse può darmi fastidio, il Majin Vegeta è fastidioso al massimo. A me piacerebbe fargli una Legendary Finish al Vegeta. Al Majin Vegeta, se ci riesco. Però stavolta mica gli devo togliere tutto quanto. Se no, che cacchio che risolvo? Niente. Boh. Non devo fare come prima, che non ho risolto un cavolo di niente. Elan. Eshalan. Oh no. Mi ha levato la cosa per switchare. Ok. Madonna, come switchano. La Madonna, calmati Vegeta. Non subito, eh. Si vede, raga, che questo qui è un po' più allenato.
Mannaggia, no, non ho attaccato. Ok, ho vinto io con i bug. Vabbè. Ma perché mi devi fare speccare due mosse? Madonna, una sola mossa, ma... Ok, così facciamo prima, raga, se no qua non si finisce più. Ma chi è che va? Bagana! La Madonna, ma nemmeno riusciamo a sconfiggerlo. No. Junior no, che ci serve. E nemmeno lui, porca di quella... Nemmeno lui. Ho fatto... Oh, è la Madonna! Ma che usi cheat tu? Porca di... Ma no! No, raga! Sto venendo uno di quei... Madonna! No! Che bestemmia, no, 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 nessuna bestemmia, no, nessuna bestemmia, per favore, contieniti. No, porca. Legendary finish, vai, ci sta, dai. No, dai, raga, ci sta. Tre vittorie e una sconfitta, ci sta. Una leggendaria finisce avversaria. Ora ne manca una nostra e possiamo finire il video. Che sennò diventerebbe noiosissimo. Tranne se all'ultimo non incontriamo un personaggio, un avversario fortissimo. Comunque, qual è la Vegeta Family? Poi raga, alla fine del video, appena abbiamo finito di fare tutte le battaglie, vi dico le considerazioni su questo Team Z. Se usarlo nell'online dipende come state messi, oppure lasciare stare tutto quanto. Non credo che finiremo con una Legendary Finish, forse finiremo con una sua Legendary Finish. Mannaggia, speravo di finire in meglio, invece finiamo in peggio. Almeno è stato abbastanza buono. Buono si fa per dire, eh? Che quel Goku Zenkai 5 non mi piace tanto. Ebbene... E non dice nemmeno il Vegito Purple. No, raga, ma se qua riesco a fare una leggendaria finish, voglio che voi mi lasciate minimo 10 like per una parte 2 col Team Z. O se no, si fa con un altro team, lo Snowcase. Thank you.
Ok, raga, devo staccare, quindi ci dobbiamo salutare. A me, amici, spero che questo video che si vi sia piaciuto. Nel caso lasciate like e iscrivetevi al canale. Il mio Instagram è tatinobassogamer.nz. Su TikTok mi trovo come Enzo Instagram tatinobassogamer.nz, Capitazzo Bassarita PS4. E su Facebook mi trovate come Enzo Rizzo e Capitazzo Bassa Ita 0 Ita nel gruppo. Su questo vi saluto e noi ci becchiamo ad un prossimo video. Comunque questo video finirà con una sconfitta.